Allora, con noi il consigliere comunale dell'UDC Giovanni Del Prete. Insomma, in queste ore sta a Casoria la polemica è tutta sul nome di Giovanni Del Prete, una polemica costruita dall'opposizione. Noi ieri abbiamo raccolto un'intervista con i consiglieri Santillo, Salma e Cavano, insomma, diverse accuse nei suoi confronti. Quella principale è sulla elezione in commissione elettorale. Lei è passato con la maggioranza? Assolutamente no. Anzi, io ritengo che secondo me bisogna fare un attimo un'analisi di quello che è accaduto in Consiglio Comunale per poter poi, insomma, capire realmente quali sono i fatti e le circostanze. Noi come UDC non abbiamo partecipato a nessun incontro dove fosse stato definito praticamente il nominativo di Sossio Salma nella Commissione Elettorale. Il fatto è andato così: io presentatomi in consiglio comunale, alle 9.45 vengo chiamato da Sossio Salma e dice che l'opposizione, quindi in questo caso posso intendere un'opposizione a cui è stata tenuta fuori l'UDC, ha deciso, in modo ritengo avvicinabile a quelli che erano i metodi stalinisti, insomma, che Sossio Salma era il candidato dell'opposizione per la commissione elettorale, che sarebbe stata chiesta l'elezione di Capano come presidente e la nomina di Pasquale Pugliese come presidente della commissione trasparenza. Un metodo che lei non ha gradito? Assolutamente, ma già manifestato nell'immediatezza dell'informazione, quando ho detto a Sossio: ritengo, non per i nomi, perché sicuramente non ho nulla da ridire sulle persone che sono colleghi consiglieri comunali, ma sul metodo, perché è chiaro ed è evidente, ma è la mia storia politica che lo dice, che io non sono il ragazzino di bottega di nessuno, per cui io e il mio partito vogliamo i nostri spazi e soprattutto vogliamo essere considerati alla luce di qualsiasi decisione che l'opposizione debba prendere. Quindi non ci sono stati incontri tra i vari membri dell'opposizione su questa vicenda, no? Chiariamo bene questo concetto. Si sono incontrati, hanno... Cioè lei non ha partecipato? Io non ho partecipato, in parte per la mia assenza, ma c'era il commissario di partito presente sul territorio e anche lui non è stato invitato a questo tipo di... Stiamo parlando di Massimo Iodice. Stiamo parlando di Massimo Iodice. Quindi veramente come struttura, perché poi c'è da precisare un'altra cosa, che in questa opposizione l'unico vero partito è l'UDC, le altre sono liste. Liste civiche, sì. Quindi tecnicamente, insomma, noi siamo stati per nulla considerati. Ma vorrei entrare nello specifico, cioè continuare nel racconto. Quando praticamente siamo arrivati al quinto capo all'ordine del giorno in cui si discuteva praticamente della commissione elettorale, io ho semplicemente detto, ma anticipato già verbalmente ai miei colleghi di opposizione, e specifico ai miei colleghi di opposizione, che avrei fatto un intervento ponendo sul tavolo la mia candidatura, perché non ritenevo di concordare sulla scelta del nome di Sossio Salma ed invitavo i miei stessi colleghi di opposizione a votare per me. Quindi tutto è stato fatto in modo trasparente e lineare, tant'è vero che ci sono gli sbobinamenti del Consiglio Comunale dove ho posto la mia candidatura in questi termini. Sossio Salma sostiene che lei è stato votato dalla maggioranza. Questo si può affermare? Assolutamente no, essendo un voto segreto. Ma poi io preciserei un'altra cosa: io ho visto il documento che hanno presentato, sottoscritto da 7 consiglieri comunali, dove Sossio Salma invece ha preso 6 voti, quindi vuol dire che già in questi 7 c'è qualcuno che non ha votato per Sossio. Ma soprattutto, essendo un voto segreto, se lui ha queste capacità, ci desse anche i numeri del Superenalotto, perché magari riusciamo anche a spuntarla. Allora, quindi... una domanda mi viene proprio spontanea: chi ha votato lei, chi ha votato Sossio Salma? Io non ho la possibilità di dirlo, sicuramente è chiaro che anche noi come opposizione, laddove si fosse creata una frattura all'interno della maggioranza, saremmo stati lì pronti per cavalcare l'onda e creare il problema. Probabilmente nella separazione, nel dualismo creatosi tra me e Sossio Salma, ma in realtà tra l'UDC e il resto dell'opposizione, in realtà chiaramente qualcuno si è andato ad incunearsi, si è andato ad inserirsi per creare ovviamente questo malumore. Ma da qui al dire che io le posso dire chi ha votato per me e chi per Sossio Salma, non lo saprei. Non so nemmeno chi dell'opposizione ha votato per me e né chi della maggioranza. Per cui io ritengo che questo è un voto espresso sui nomi, perché può darsi anche che magari uno ha apprezzato quello che ha fatto precedentemente, o magari perché il nome è un nome di garanzia, o perché magari il mio nome è un po' fuori dagli schemi. Quindi nessun accordo con la maggioranza, continuiamo a sottolineare. Assolutamente no, l'UDC è un partito di opposizione, resta un partito di opposizione, io seguo la linea del partito oggi e domani, per cui la linea del partito oggi è di una opposizione
all'interno del comune di Casoria e l'UDC resta all'opposizione. Chiaramente un'opposizione libera e indipendente da quelli che sono dettati o obblighi imposti dall'alto, da altre liste civiche, perché l'UDC vuole i suoi spazi e le sue considerazioni, vuole esprimere una politica costruttiva all'interno di un'opposizione ed è solo questo che ci anima, null'altro. Benissimo, c'è stato invece Capano che ha detto, cioè ha sottolineato questo voto ad Ilardi come rappresentante del, diciamo, un voto arrivato a lui come presidente del Consiglio, quasi una marcatura, e secondo lui è stato proprio lei a votare Ilardi alla presidenza del Consiglio. Mi fa piacere per lui che ha questi poteri, io questi poteri non ce l'ho. Sicuramente io so che il nome che ho scritto dietro la cabina e non è stato quello di Ilardi. Sono sicuramente giochini, giochetti che sono abituati a fare per creare ovviamente il presupposto per una rottura che io non condivido e che io non cavalcherò e non andrò nello specifico di questa domanda, perché ritengo che noi siamo come partito all'opposizione, vogliamo un'opposizione costruttiva, vogliamo dialogare con le altre liste civiche dell'opposizione, purché ci tengano in considerazione, altrimenti noi andiamo per la nostra strada con una politica costruttiva, seria e fatta di iniziative votate all'interesse della città. Punto. Benissimo, torniamo invece a un'altra polemica sempre nata durante quell'intervista, Casoria Ambiente. Sì. Lei è stato accusato di praticamente di essere il referente dell'attuale presidente Auricchio di Casoria Ambiente e che la sua elezione nella commissione elettorale è quasi diciamo è stata valutata come merce di scambio per questo passaggio in maggioranza sotterraneo. Qual è il suo, la sua opinione su queste dichiarazioni? Probabilmente sfugge a quelli che oggi dicono questo, che poi hanno maggioranza di governo, che in realtà la nomina è stata fatta dalla loro maggioranza di governo all'epoca, perché se ben ricorda chi ha detto queste cose, non ricordo insomma adesso la loro intervista, ma sicuramente... Queste cose l'ha sostenuto Sossio Salma. Perfetto, allora caro Sossio Salma, io ti ribadisco, la nomina del dottor Auricchio è stata fatta dal sindaco Carfora a scadenza di mandato, dove praticamente la vostra coalizione, quindi la vostra lista e anche chi oggi gestisce queste liste, quindi parliamo anche del senatore Tommaso Casillo, hanno scelto il dottor Auricchio come amministratore unico di Casoria Ambiente. In realtà fu scelto prima come presidente del consiglio di amministrazione, fu fatto un CDA, poi per una sorta, per un'applicazione della spending review il sindaco fece praticamente una modifica e trasformò la figura in amministratore unico, quindi è tutto già rato e consumato in un'amministrazione precedente. Quindi quale merce di scambio può essere oggi in... Quali sono i suoi rapporti con il presidente Auricchio? Il dottor Auricchio è un professionista serio che io conosco da tempo. Ho espresso il mio parere sul dottor Auricchio nel tempo non sospetti sia all'epoca al sindaco Carfora sia al senatore Casillo, ma semplicemente un rapporto di tipo professionale, nel senso che se tu hai di fronte una persona seria, ma la serietà di questa persona ne parlano i numeri e io gli do qualche spunto. L'amministrazione precedente, cioè di Casoria Ambiente, è costato solo come management 86.000 euro l'anno. Il dottor Auricchio oggi costa 31.000 euro lordi, quindi stiamo parlando di un risparmio enorme. Il dottor Auricchio ha posto in essere tutta una serie di iniziative che ha portato a risparmiare Casoria Ambiente circa 25.000 euro di affitto mensile e tutta un'altra serie di iniziative che sta portando avanti, per cui io mi sentirò ancora oggi e anche domani di poter sempre e comunque parlare bene del dottor Auricchio, perché per me chiunque faccia bene a questa città, per me va bene. Va bene perché fa l'interesse che noi politici dovremmo perseguire quotidianamente, cioè quello di fare del bene per la nostra città. Questo è il mandato che ci dà, non il mandato di stare all'opposizione, come diceva Capano ieri, insomma, che i nostri elettori ci hanno sancito per andare all'opposizione, i nostri elettori ci avevano votato per andare in maggioranza e poi ovviamente il dato elettorale ci ha visto collocati all'opposizione. Ribadisco, all'opposizione. In chiusura, quali sono i suoi rapporti con la maggioranza? E specifichiamo ancora qual è il rapporto con l'opposizione. Allora, i rapporti con la maggioranza sono quelli di un'interlocuzione che può avere qualsiasi consigliere di opposizione. Non sono mai stato seduto a un tavolo di maggioranza, non sarò seduto a un tavolo di maggioranza perché sono all'interno di un partito che oggi è collocato all'opposizione, per cui i rapporti sono di tipo istituzionale tra un consigliere di opposizione e quello che può essere la maggioranza di questa città.
con l'opposizione. In realtà ancora oggi io ridico che non ci sono rapporti, perché ancora non ci sono state interlocuzioni serie su quella che è una programmazione. Lo spero soprattutto che ci possa essere serenità, perché a me va di rimarcare un'altra cosa: non vedo perché ci sia stato quell'atteggiamento così violento da parte di Santillo, del consigliere Santillo, nei confronti di un consigliere di maggioranza che aveva espresso un parere gioioso su quella che poteva essere la mia nomina. Ed è questo che mi ha lasciato stupito, cioè mi fa pensare che dietro questo accanimento da parte di questi consiglieri comunali ci possa essere qualche interesse che non sia legato proprio all'interesse della nostra città. Quindi io personalmente ancora oggi ribadisco: l'UDC è pronta a sedersi a tutti i tavoli di opposizione per fare un'opposizione seria, fare un'opposizione costruttiva, purché venga coinvolto per quello che gli compete, non che venga tenuto fuori e che gli altri vogliano imporre le proprie decisioni. Noi non ci staremo mai a questo principio di imposizione. Punto. Allora, in un comunicato stampa firmato da 7 consiglieri, parliamo dei 6 più Pasquale Pugliese dell'opposizione, di cui uno poi non ha votato Salma, Torniamo su questo argomento. Loro in questo comunicato stampa chiedono le sue dimissioni dalla commissione elettorale. Cosa rispondiamo? Io ritengo che ancor più che le dimissioni ad oggi, io sarei stato pronto a dimettermi dopo un secondo, perché non sono legato a nessun tipo di carica. È il dopo consiglio comunale che mi ha convinto a non dimettermi, perché voglio capire, al di là di quelli che sono le battute, di quelli che sono i comunicati stampa, quali sono i reali motivi per cui c'è questo accanimento da parte di Sossio Salma, che vuole fare per forza il membro della commissione elettorale. Per cui, ma cosa c'è in questa commissione elettorale? Le dico la verità. Cosa fa? La commissione elettorale si occupa praticamente di quella che è l'organizzazione nella fase elettorale degli scrutatori, gli aggiornamenti delle liste degli elettori, quindi è tutta una serie di lavoro votato. E posso anche intendere, insomma, prima c'era un principio secondo cui a chi faceva, era membro della commissione elettorale, magari toccavano più scrutatori rispetto ad altri. Non sarà un principio che porterò avanti, perché il principio che io porterò avanti sarà quello del sorteggio, ma sorteggio totale significa che se ci sono 72 sezioni e ci sono 210, 215, 220 scrutatori, saranno sorteggiati 220 persone, perché ogni cittadino ha diritto che vengano rispettati tutte quelle che sono le regole base del principio della legalità. Perché se io vado a esprimere un mio scrutatore all'interno di questa commissione, sto violando un diritto degli altri cittadini e non posso avere il coraggio di ripresentarmi alla prossima candidatura. Questo è il discorso. Benissimo, in chiusura, non so, innanzitutto non so se lei vuole aggiungere altro di spontaneo, ma il suo giudizio invece su questa partenza dell'amministrazione Fuccio? L'amministrazione Fuccio chiaramente vive di un... i fatti particolari non li so, perché non partecipando non li so, però diciamo che tecnicamente... Che impressione si è fatta? Sicuramente stanno affrontando una serie di difficoltà che viene poi da quello che è un problema di disponibilità, perché chiaramente hanno trovato una situazione abbastanza dissestata del comune. Diciamo che questo viene dal passato. Io nei fatti loro di fatti di maggioranza non ne sono a conoscenza. Sicuramente è una macchina che è partita, ha sicuramente un'espressione di tanti volti giovani, che però ha bisogno ovviamente di essere affiancata da esperienza, perché è chiaro che l'esperienza fa sì che i giovani possano esprimere maggiormente quello che è il loro livello politico, il loro livello culturale. Sicuramente dobbiamo dargli tempo, è appena nata. Vedremo già con l'autunno, insomma, quelli che sono i primi atti che porrà in essere. Non abbiamo ancora parlato di linee programmatiche, perché il sindaco non ha portato in consiglio comunale le linee programmatiche, ma era scontato, insomma. Ieri era una seduta, ecco, proprio di routine di primo consiglio comunale. Ha preso impegno che porterà queste linee programmatiche prossimamente in consiglio comunale, e su quello possiamo esprimere sicuramente un nostro parere. Però le ribadisco, il nostro parere sarà sempre di un'opposizione costruttiva, perché le guerre di quartiere non fanno bene a nessuno, perché noi anche da opposizione dobbiamo pensare in primis all'interesse dei cittadini. Benissimo, grazie, ringraziamo Giovanni Del Prete per questi chiarimenti e come sempre vi aspettiamo su nanotv.it. Grazie a lei, grazie a lei.